I 55 anni ormai contraddistinguono la nostra storia, però ogni anno è una nuova avventura. E quest'anno di novità abbiamo questo campionato di Serie B nazionale che è stato conquistato dalla nostra squadra maschile l'anno scorso, cioè questa stagione, e quindi ci dà la possibilità di confrontarci sicuramente con un panorama pallavolistico più importante. Però non dobbiamo nascondere che comunque ci dà soddisfazione il nostro campionato di Serie C femminile, che comunque siamo riusciti a confermare quest'anno, e non tralasciare la parte del calcio che comunque si è aggiunta da adesso, da alcuni anni. È chiaro che, come dicevamo, tutto questo è un po' l'apice della nostra società, perché comunque abbiamo tutta la parte del settore giovanile, dove sono circa 200, in totale siamo 270 iscritti nel mondo della pallavolo, e anche l'anno scorso abbiamo fatto 14 campionati, partendo dall'under 13 alle under 18 e alle prime divisioni, senza contare poi che comunque abbiamo circa 90 ragazzini che non fanno campionati, che però fanno la parte del promozionale, sono i corsi di avviamento alla pallavolo. La presentazione della Pol Bottega, che è la squadra storica di oltre 50 anni di pallavolo femminile e di calcio maschile, è per noi molto importante, e direi anche il ritorno in Serie B della pallavolo maschile è veramente un risultato straordinario che ci gratifica per tutto l'impegno di questa società. Testimonia anche la vivacità dello sport anche in questi due giorni. Come ricordavano poco fa nella presentazione, sono 55 anni di attività, quindi va grande rispetto a questa società e grande vicinanza da parte dell'amministrazione. Complimenti alla Serie B di aver vinto il campionato lo scorso anno e aver organizzato la squadra quest'anno per affrontare al meglio questo campionato importante. Una società sportiva che lavora con le prime squadre, ovviamente, la C femminile e la B maschile, però lavora anche con il settore giovanile, con grandi numeri, oltre 250 tesserati, quindi va in plauso, va un in bocca al lupo per una buona stagione agonistica, di divertimento, di socializzazione, insomma, e di crescita sportiva e non solo, a tutti i ragazzi, le loro famiglie e la società stessa.